Buonasera a tutti. L'associazione FIDAPA ha tra gli scopi statutari quello di diffondere la conoscenza e il rispetto dei diritti delle donne, già a partire dalla loro nascita, diritti che purtroppo in molti paesi ancora sono ignorati e disattesi. Nei pannelli che vedete in questa sala sono stati trascritti i 9 diritti della carta contenuti nella Carta della Bambina, un documento fondamentale che la FIDAPA si sta impegnando a divulgare sia nelle istituzioni e nelle scuole, con l'obiettivo di formare culturalmente i bambini e le bambine e al fine di garantire il rispetto proprio della parità dei diritti tra uomini e donne e l'eliminazione di quella che è la violenza e la discriminazione di genere. Consapevoli dunque di questa mission, di questo impegno da parte della FIDAPA, anche quest'anno la sezione di Melito ha voluto organizzare, in occasione della giornata internazionale della violenza contro le donne, un momento condiviso con le associazioni del territorio, con il quale abbiamo già intrapreso rapporti collaborativi. Ringrazio per questo e saluto la Presidente del CIF della sezione di Melito, nonché nostra socia Anna Rita Foti. E colgo l'occasione anche per salutare la presidente provinciale del CIF, la dottoressa Franca Carabotta. Saluto anche e ringrazio per aver collaborato con noi la presidente dell'Air Park, che è un'associazione nuova, però già molto presente nel territorio, nonché il presidente del Circolo Melito, il Circolo Storico di Melito, avvocato Pasquale Pizzi. Consentitemi quindi adesso un caloroso saluto ad un amico che conosco da una vita, il dottor Filippo Zema, che ci ha offerto, presidente dell'Associazione Regine della Sanità, che ci ha dato l'opportunità di organizzare questa serata. E lui stesso poi ci presenterà l'associazione e ci descriverà quello che sarà il programma di questa, diciamo, più che rappresentazione teatrale, di questo excursus di poesie che hanno preparato per noi. Do subito la parola al presidente del CIF, Anna Rita Foti. Buonasera a tutti, io mi associo ai saluti magistralmente porti dalla Presidente della FIDAPA, Patrizia Bognoni. È chiaro che la giornata di oggi rappresenta un momento che richiede necessariamente una sinergia tra le associazioni del territorio. Il CIF in particolar modo è sempre stato presente e sensibile attraverso la sua presenza costante sul territorio, soprattutto a difesa delle donne, anche con la Casa della Violenza contro le Donne, e quindi una serie di progetti finalizzati a questo. Quindi abbiamo accolto con piacere la collaborazione per questa giornata. Sono giornate simbolo. Chiaramente non tendono a risolvere i problemi, ma a porre una riflessione su questo tipo di problemi. E la più grande risposta è la vostra presenza. Ringraziamo in particolar modo l'Associazione Artisti Regini della Sanità, che oggi ci faranno vivere questo momento di grande riflessione in maniera diversa. Saluto tutti voi e vi auguro una buona serata. Grazie. Buonasera, mi associo ai saluti della Presidente della FIDAPA e all'altra del CIF e a tutti voi. Io stasera, oggi è il 25 novembre, è la giornata mondiale celebrata per la lotta contro la violenza sulle donne e soprattutto per ricordare le tre sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, che si opposero alla dittatura di Traville della Repubblica Dominicana e che lui, per vendicarsi, fece uccidere simulando un incidente stradale, facendole buttare con la macchina in un burrone. Sempre più forti i fatti di cronaca nera in questo periodo che capita di leggere sul giornale e sentire in TV. Sono legati in un argomento piuttosto spinoso che direttamente o indirettamente prima o poi ci capita di accadere.
affrontare. La violenza sulle donne, inutile ribadire che nonostante il trascorrere del tempo, l'evoluzione e il progresso della società, le donne continuano ad essere vittime il più delle volte inconsapevoli delle persone che stanno loro accanto. Il dato più inquietante è che nella maggior parte dei casi i carnefici sono le persone che queste donne amano e nonostante tutto continuano a difendere. Le donne hanno dovuto lottare nel corso del tempo, eppure potrebbe proprio che la loro lotte siano state vane. Sono infatti considerate il sesso debole, e questa debolezza fisica, che biologicamente può essere anche vera, sì. Va bene, io voglio concludo dicendo una frase che mi ha molto colpita della psicologa Bald, che dice: dobbiamo tutti avere tolleranza zero, isolare le possibili minacce e non appoggiare e giustificare le violenze o colpevolizzare chi le subisce. Dobbiamo renderci conto che la violenza contro le donne si insidia ovunque, in molte forme diverse, sempre eclatanti ed evidenti. Anch'essa una guerra sistematica come un genere, quella femminile. È una guerra che dobbiamo combattere con lo stesso sostegno e determinazione degli altri conflitti. Grazie e buonasera. Buonasera, mi ripresento, sono Filippo Zemma, sono il presidente dell'ARS. ARS sta per Artisti Reggini della Sanità. Noi ci siamo costituiti nel 2007, facciamo parte del mondo della medicina, siamo medici, c'è personale paramedico, tutto ciò che gravita appunto nell'ambito della medicina. Ci siamo appunto costituiti nel 2007, siamo più conosciuti come attività teatrale, ma spesso e numerose volte abbiamo portato in provincia di Reggio, anche in Sicilia, nelle nostre manifestazioni. Noi in questi anni abbiamo raccolto ben 104.000 euro. L'ultima nostra opera teatrale è stata fatta a giugno, e con gli ultimi ricavati appunto si è arrivati a 104.000 euro che sono stati distribuiti nel corso degli anni appunto a Reggio e in provincia. Questa è la nostra mission, cerchiamo di stare vicino a chi ha necessità, alle associazioni che sanno che prima di andare in scena noi hanno delle necessità, non le valutiamo appunto come direttivo, e cerchiamo di aiutare un po' chi ha veramente bisogno. Non voglio dirvi come si svolgerà la serata, voglio lasciarvi questa sorpresa, quindi ci risentiamo più tardi. Grazie. Grazie, buonasera. Anche quest'anno il Circolo Meri ha voluto partecipare e rispondere all'invito di altre associazioni, in particolar modo da parte di Patrizia, per celebrare questa giornata. È un momento sicuramente di riflessione, oggi si concentra l'attenzione su questo problema, però sarebbe opportuno, come difatti lo è, non limitarsi soltanto a considerare, a riflettere oggi, perché chiaramente il problema è un problema che va al di fuori di questa giornata. Quindi che questo sia un momento più che altro di riflessione, giusto per puntare i fari, ma che nel concreto poi sia un momento importante del quotidiano da non dimenticare questo particolare problema che oggi appunto affronteremo sotto un aspetto prettamente artistico. Prima ho visto le prove, è un qualcosa che veramente colpisce, e vi invito ad ascoltare più che altro, più che vedere, con particolare attenzione. Grazie, e vorrei chiamare per porgere i saluti istituzionali l'assessore Carmina Nugera, che è qui tra noi, se vogliamo accogliere con un applauso. Sì, volevo solo aggiungere un ringraziamento al Comune, perché ha dato il patrocinio a questa manifestazione e la collaborazione. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Patrizia, ringrazio tutte le associazioni, FIDAPA, CIF, Circolo Meli e tutte le altre, che non fanno altro che promuovere il nostro territorio.
Porgo i saluti del sindaco che purtroppo non è potuto venire e quelli del vice sindaco Patrizia Crea che si rammarica per non essere presente qua a noi e di tutta l'amministrazione. Penso che hanno parlato un po' tutti per quanto riguarda questa giornata, il 25 novembre, che ormai è diventata giornata mondiale dove nelle grandi città vediamo scarpette rosse, eccetera. Quindi concludo con una mia riflessione e con un augurio, con l'augurio che ci sia sempre meno la necessità di lasciare le scarpette rosse e che la donna possa acquisire il suo valore, perché la donna ha un ruolo molto importante, oltre ad essere donna è madre, è moglie ed è figlia e quindi deve essere rispettata per questo. Vi ringrazio, buona serata. Grazie Patrizia. Sì. È un momento di riflessione su questa giornata, lo affidiamo a Francesca Pensavalle che è la nostra associazione. Va bene, certo è un argomento delicato. La violenza riguarda tutti noi, c'è poco da dire, ultimamente abbiamo sentito l'ultimo fatto di cronaca, la povera Desiree, quella ragazza di 16 anni che è stata drogata, stuprata, e a volte credo che questo tipo di fatti allontanino dalla violenza, perché in realtà qua abbiamo prima di tutto il giudizio, perché noi non riusciamo a rivedere magari nostra figlia in questa situazione, perché diciamo nostra figlia non sarebbe mai andata in quel posto, a lei non sarebbe mai successo. Quindi abbiamo il giudizio e dimentichiamo invece la violenza che ha subito. Porto come fatto di cronaca, successo qualche anno fa, sempre un'altra ragazza di nome Desiree Piovanelli, una ragazzina di 14 anni che è stata legata, stuprata, violentata, torturata per un paio di ore da quattro vicini di casa. Quindi lei non aveva fatto niente e lei potrebbe essere nostra figlia. Oppure Jessica Notaro, la miss sfregiata, aveva una relazione stabile, un uomo che le aveva chiesto di sposarla, una situazione normale, eppure le c'è stato il rifiuto. E lui ovviamente l'ha sfregiata con l'acido. E lei potrebbe essere benissimo la nostra amica, nostra sorella, Melania Rea. Melania Rea era, che è stata uccisa, vi ricordate, dal caporal maggiore? Bene, una vita normale, quindi una situazione idilliaca, un bambino piccolo, eppure tradita dal marito è stata uccisa con 35 coltellate. Quindi vi renderete conto che non è una cosa lontano da noi, è una cosa che potrebbe accadere a chiunque. Ora, questa non è la sede per parlare di chi non denuncia, perché molte donne ovviamente sono vittime psicologicamente dei loro di chi le maltratta, perché ovviamente tendono a giustificare il comportamento del compagno, del marito, e di contro chi denuncia in realtà poi non ha la tutela dalle istituzioni, perché viene lasciata sola, perché nel momento in cui il marito viene allontanato dai figli o si fa qualche mese di galera, poi riesce e ritorna con la rabbia ancora più furiosa di prima. Allora, la mia piccola riflessione qual è? Cosa possiamo fare per cambiare tutto questo? Cosa possiamo fare per prevenire la violenza sulle donne? Beh, sicuramente dobbiamo iniziare a scuotere le coscienze, a togliere il pregiudizio. Ovviamente noi viviamo nell'era in cui un uomo che ha tante donne o Latin lover, se una donna ha tanti uomini, non è così. Ovviamente questi sono gli stereotipi, ahimè, in cui viviamo. E niente, c'è un'altra figura, lo so che adesso dirò qualcosa di impopolare. Le madri sono al centro della vita di un uomo. Ogni madre è vista come la persona che deve soddisfare in toto i bisogni di un uomo. Ecco, e l'uomo è meno efficiente, quindi alla fine ha bisogno della madre, che viene messa al centro dell'universo. Nel momento in cui l'uomo esce dalla famiglia e se ne fa un'altra, la nuova compagna dovrà soddisfare in toto i bisogni di un uomo. Nel momento in cui non lo fa, succede la tragedia. Questo, ripeto, sto riassumendo quelli che sono degli studi psicologici a livello nazionale e internazionale. Ecco, dobbiamo cambiare l'educazione,
partire magari dai ragazzi, partire dalle scuole nella fase preadolescenziale in cui intorno agli 11 anni iniziano le prime relazioni, diciamo, amorose. E dobbiamo insegnare ai nostri figli, ai ragazzi, quella che è l'indipendenza sentimentale, quella che è la libertà della scelta. E poi soprattutto una cosa, dobbiamo noi donne volerci più bene, cioè insegnare ad amarci, a rispettare le nostre scelte e a indagare quello che vogliamo e a sentire quello che ci fa star bene. Basta, ho finito. A questo punto do inizio allo spettacolo. Si è madri, si è donne, per un giorno, per una notte, madri per sempre, anche solo per un attimo, l'attimo di un bacio, di una fronte appena sfiorata, e la gioia di sentire esclamare da chi lo riceve: che bello! Si è madri, anche se non senti il dolore del parto, anche se non hai mai sentito quel guizzo fluido e incosciente, anche senza avvertire l'attimo infinito in cui ti ho riconosciuto, sentito, assorbito. Si è madri, anche senza sentire la vita che esplode improvvisa. Si è madri perché si è femmine, anche quando siamo silenzio, quando il cuore si volta indietro a cercare quella mano leggera che ti sfiora le spalle, sospesa in quel soffio di vento. Poi ti rifugi in un guscio, nel parcheggio di un supermercato, in un pomeriggio di pioggia. Una nota, basta sciogliere il nodo che ti stringe. Poi senti di donne, violate, umiliate, calpestate, di botte, di colpi gettate su un corpo indifeso. Un sussulto. Rompi quel guscio, entri nella vita e ricacci indietro le lacrime. Con i versi canto le emozioni, nel vento sconfina la voce, al di là dell'orizzonte finirà il giorno. Fermerò il tempo e nascerà l'alba, ti cercherò nell'arcobaleno. Tu, occhi che dicono poesie. Senza che in vero lo voglia, un giorno, di colpo, abbandoni case di bambole e giochi. Ti stai dinanzi allo specchio e trovi quel tuo seno acerbo, quel fianco rotondo e le ciglia che si tendono come mani verso il mondo. Scopri il senso del silenzio nell'angolo del piccolo letto, del gusto di cose proibite, del suono di frasi rubate ad un film in televisione
che ti portano via in alto a bere la gioia, la vita, un fremito breve, infinito. Voglio essere, voglio saltare sulle cose, arrivare al cielo, prosciugarmi, riempirmi di te, stendere le mie braccia fino a quando ti avranno raggiunto e addormentarmi sulla tua anima. Perché l'amore è un soffio e in questo fiato voglio perdermi, nient'altro che il tuo desiderio e il mio sospiro. Nei tuoi occhi mi specchio e scopro ali fatate che mi portano a te. Ho contato le ore e poi i minuti che mi separavano da te. E ad ogni passo temevo che fossi tu. Il tuo corpo mi parla di te. Il mio corpo ti parla di me. Sussurra leggero al mattino, mentre ti scivola accanto e segno di rosso le labbra. Poi infilo veloce le scarpe e volo ad aprire la porta di casa. Mi volto, ti bacio e nasce un sorriso di sole. Il mio corpo ti parla di me. Il tuo corpo mi parla di te, di maghi, di streghe, di notti leggere. Mi parla di suoni lontani che entrano in punta di piedi, negli occhi, nel corpo, e le mani a guidarle verso i tuoi fianchi. Quei fianchi che ogni mattina si voltano verso di me, sorridono, poi volano via e nasce una striscia di sole. Tu ed io siamo un'onda. Tu ed io siamo un'onda. Tu ed io siamo un'onda. Tu, io la cresta. Io il ventre. Io l'andare. Io lo venire. Io la spuma. Io la ghiaia. Io avanti. Io indietro. Io dentro. Io fuori. Io in alto. Io in basso. Io lontano. Io vicino. Tu che dai. Io che prendo. Tu sempre. Io mai. Tu la voce. Io il silenzio. Tu la brezza. Io il sole. Noi insieme. In attesa di un respiro, occhi amanti che scrutate nel profondo della vita, raccontatemi un istante che io possa custodire. Solo un piccolo pensiero liberato dall'amore apre un varco nel silenzio dove ascolto un altro cuore. Attendo, improvvisa esplosione di luce, mi ritrovo stupita, giro intorno a me stessa senza quasi parole. Ero figlia, ero donna, sarò madre. Sento un'impalpabile, strana forma d'amore insinuarsi nelle mie vene, così intensa che stravolgerà ogni altro senso. È un viaggio ad onde forti, dove ogni attimo batto il cuore con te. Cambio il mio sguardo, il mio respiro e mi immagino altrove. Non sono più il mio io di prima. Ti attendo e in questo tempo sacro che si fisserà per sempre, fino a quando approderò nel mare placido dei tuoi occhi. Lungo era il tempo che mi portava a te. Eravamo già qualcosa di infinito e già ti sentivo forte, come l'inspiegabile. Un guizzo fluido e incosciente ti ha portato. Ero lì per te. Sapevo da tempo, il nostro tempo, e ti aspettavo, guardando la luce di ogni stella. Eri lì per me. Sei arrivato in questo cuore, misterioso intreccio di un amore infinito. Ho visto i tuoi occhi scrutarmi dentro, senza mai più scivolarne via.
scorre tutto come prima, dentro l'orizzonte. Il mio senso attraversa il tuo, figlio mio, fino ad essere un unico canto di luce. Inseguo per ore, rapita, due piccole pieghe di mani. Ritrovo il tuo polso ed il braccio di un candido bianco scolpito. Poi scorgo stupita il torace, minuscolo, breve, sottile. E mi meraviglio se batte di un battito nuovo e più lieve. Sei tu la più bella scoperta, mia piccola foglia novella. Sei ciò che io ero e sarai futuro, passione, sorrisi. Sei il salto che io non so fare, la voce che io non so dare, la gioia che stende le labbra, la vita che esplode, improvvisa. E se anche potessi, non cambierei la piega del sorriso, la nota del timbro, il suono rimato del passo. E se anche volessi, non muoverei la ciocca dalla fronte, la stretta della mano, segnato da un'idea, perché tu sei così, parte della mia essenza fuori da me, ed è ogni giorno sorpresa ascoltare le tue ossa allungarsi, i tuoi muscoli tendersi, la tua mente riempirsi di vita e di favole nuove. Quando l'alba verrà, figlio mio, e vedrò i tuoi passi riposare, spezzerò il tortuoso groviglio che accompagna il mio cuore. Quando sentirò, morbida nella quiete, l'eco della tua speranza, rinsalderò le mie vecchie illusioni senza più affanni nelle 100 prigioni di un tempo. Poserò il mio sguardo sul tuo per vederti felice. Soffierò la brezza che allontana il tuo ardore. Saprò essere cenere, vuoto, splendore. Chinerò il capo, rotto da tante fatiche, per sentirti al fine respirare, come in quell'attimo infinito in cui ti ho riconosciuto, sentito, assorbito dentro il seme della vita. Seme di cuori, lega i nostri incrociati bagliori, consapevole intreccio di due forme d'amore unite dallo stesso fiato. Credo ancora nell'amore. Per un attimo torno a vedere quel giardino fiorito, tanto amato, dove inseguivo felice la vita. Rivedo i colori innestati sulle trepide vie in cui inseguivo e scorgevo il tuo cuore. Nuove stagioni, petali rosa e scarlatti, gli stessi che adesso sento cadere sbiaditi uno ad uno sotto i colpi feroci che spezzano il cuore. Rosso il tramonto, come il fiore reciso. Credo ancora nell'amore, quello vero. Alzo lo sguardo e incontro i colori, finalmente, quando il buio è passato, mentre tu, uomo mai nato, impaurito, stupito, resti a guardare. Un pensiero che si riempie di te, mentre tu, uomo a metà, sai soltanto sparare a quell'anima che hai detto no no, a quell'universo che non hai mai cercato e non conoscerai mai. Ma chi soffre di più? Io con le mie lacrime o tu con la tua indifferenza, piccolo uomo? Vorrei poterti sollevare dalle false apparenze,
dalle gioie di vetro, per farti sentire il dolore e la gioia del parto, il senso del silenzio, per ascoltare il tuo, per poterti vedere dai secoli rinato, uomo mai nato. Vorrei saperti dare mille volte l'amore mai dato, l'amore umiliato, offeso, annientato. Solleverei il tuo sguardo, piccolo uomo, con i miei occhi, solo perché tu possa sentire quell'amore mai nato. Legami con mille legacci nella livida luce di una luna di perla, ma lasciami libera di prendere il volo nella brezza dell'alba bianca di brina, nell'alba innevata da un soffio di vetro. Mi arrendo nel logoro limbo di lividi lisi, da mille legacci legata. E sciolgo di notte il trucco e passo il lieve cotone sul viso scuro, disfatto, che parla di tempo passato a spargere amore e fatica. Son stanca di ossa, di carne, di corpi gettati su me, di mani, alla caccia di gambe che aprono in cerca di ciò che non hanno, di ciò che non sanno. E poi non si chiede a Shakila perché si dovrebbe mai fare. Shakila regala una vita che non hai, l'amore che non vuoi e la maschera fiera di notte. Ma il giorno dilegua Shakila, la scioglie con trucco e cotone. Rimango Rossana se levo la maschera e resto da sola. Da sola dinanzi allo specchio, col trucco scolato e disfatto, lo guardo, ho un moto di stizza, poi getto Shakila in un cesto. Se guardo allo specchio, non vedo me stessa. Non vedo la donna che un giorno raccolse le viole offrendole a chi non voleva. Ma scorgo la ruga di ghiaccio tracciata dal freddo coltello che tende il mio labbro in un sordo sorriso d'inferno. Rivedo le botte, quei colpi gettati su corpo indifeso. Risento le urla e mi taccio per non essere di nuovo sorpresa, sorpresa da te che entravi di notte nel letto e nel cuore, riempiendo di suoni e parole la stanza, parole di ghiaccio che strappano pelle, che rubano vita e lasciano rughe di morte sospesa. Thank you.
Concluso. Perdonati, no, ci voglio presentarti. Mariella Mannino. Spero ovviamente vi sia piaciuta. Loro ci hanno messo veramente del loro meglio e è stata veramente sentita la cosa. Speriamo di avervi regalato qualche minuto così di riflessione insieme a noi. Grazie, grazie a tutti. Gli argomenti usati oggi, per chi volesse interessarsi, sono nel tavolo fuori a libera offerta.